aveva coalizzato con noi, ma quella bella serata vennero 20 produttori di Sangiovese e tutta una serie di appassionati di gran peso e facemmo un gran casino. Buongiorno a tutti, sono Michele Braganti di Monteraponi e niente, stiamo assaggiando a mettere il bicchiere chiaro da noi, magari il... Non si sente Braganti, non si sente? Avvicina il micro. Mi fa schifo. Allora, mi sentite? Allora, buongiorno a tutti, avete nel bicchiere il Baro Lungo, che è un ex Chianti classico, perché è diventato il BT dal 2012. È una singola vigna a 560 metri di altezza, posizione sud-est, suolo calcareo, principalmente il 95% è alberese, l'uvaggio non è un 100% sangiovese, sicché io non sono proprio uno dei grandi del sangiovese, perché io ho sempre prodotto i miei vini con un piccolo saldo di canaiolo e colorino, come da tradizione del Chianti classico. Il Chianti classico, ma in generale tutto il vino che veniva fatto in Toscana era un assemblaggio di più vitigni. Il discorso del 100% sangiovese è venuto molto molto tempo e io ho continuato anche nei miei GT a fare appunto questo assemblaggio. L'azienda penso la conoscete, è una piccola azienda a Razza in Chianti, abbiamo 12 ettari, siamo biologici certificati, è molto semplice, io cerco di lavorare molto in vigna, cercando di trarre dalla vigna il massimo che la stagione può dare. Dal 2016 il Campinosi è stata una stagione perfetta, di conseguenza ha generato uve perfette. Quindi quando una delle uve perfette bisogna essere veramente dei cani per stufare il prodotto che è la naturalità. Fermentazione spontanea, affinamenti lunghi, non è filtrato, non è gassificato. Per affinamenti lunghi sento 36 mesi di affinamento di botte grandi, botti dai 16 ai 30 in corso. Basta, tutto qui, Razza, Montalcino, Sangiovese, caratteristiche diverse ma con un filo conduttore che penso sia la verità, che è la cosa che finalmente è venuta fuori in questi ultimi anni. Siamo partiti 10 anni fa per colpa anche dei Gori, che ci faceva avere della roba con acidità bassissime, pH altissimi e tutto il resto finalmente, e penso che questo menù qua che stiamo mangiando adesso, ma in generale un po' tutta la cucina toscana, sia il coronamento perfetto di questi vini che trovano nel connubio appunto di questi piatti la bevibilità massima, anche perché appunto le bottiglie vanno comprate. Grazie mille Michele. E quindi avete dunque Balicci, non l'ho degustato, ma ci torniamo dopo. Intanto avete sotto il naso Baro Lungo, che si è sempre distinto fanalino dopo qualche anno che già ci piaceva tantissimo la Campitello, la Riserva. È arrivato questo Baro Lungo, questo vigneto che è abbastanza iconico, molto in alto, un'esposizione particolare, un suolo preciso che individua Radda, è una delle zone che ha di Lazio che ha maggiore diversità al suo interno come territorio, però come cifra stilistica alla freschezza, ha questo fatto di scarnificare molto il sangiovese, quindi la difficoltà è quella di sì, lo scarnifica e lo rende essenziale, ma riempirlo anche di gusto e piacevolezza, una cosa che il Baro Lungo ha sempre riuscito a fare fin dall'inizio. Quindi queste sensazioni, sentite che rispetto al Montalcino c'è un floreale più spinto, c'è la nota, una nota di viola, una nota di giaggiolo che si avverte maggiormente, una nota ferrosa, iodata, ferrosa che viene fuori, anche qui piccantezze, speziatura, un lato di, diciamo, che ricorda il sandalo, ricorda il vetiver, qualche nota molto molto rinfrescante, e al palato una caratteristica che questo 2016
è un pochino più polposo, le ultime due uscite di Barolungo, nonostante le annate un po' in controtendenza, era più asciutto. Invece in questo caso cede più sul frutto, sulla dolcezza, perlomeno nell'immediato. Poi si vede che in finale, ovviamente, come tutti i vini che si pongono a guardare molto in avanti, chiaramente è molto sferzante e senza qualcosa nel piatto che li faccia da contrattare, quindi ovviamente noi non lo proponiamo sul riso al lampedotto, normalmente lo proponiamo insomma con delle carne, soprattutto il peposo, soprattutto le note dello stracotto, magari con della selvaggina, insomma, visto che Michele è un cacciatore, va benissimo il Barolungo, rende il suo meglio forse anche in questa situazione. Quindi un grande immediatezza, ma soprattutto questo lato ferroso che rimane in bocca, questo lato che qualcuno piace di più minerale, a me no, però appunto questa nota di sicuro che sottolinea le varie sfumature e lo allunga ancora di più questo palato, che alla fine lascia una sensazione di viscola, d'arancio rosso, veramente incantevole. Torniamo un passo indietro su Baricci, giusto perché non l'abbiamo bevuto insieme, sentite che appunto il carattere nord di Montalcino, queste note un pochino più etere, più rarefatte, queste note che ricordano più la lavanda, che ricordano anche qui, forse c'è un tocco d'agrumato, e in bocca questa nota più austera, più marcata, meno dolce, meno affabile. Adesso il Chianti classico ha sempre avuto rispetto a Montalcino più espansivo, più comicale, più adatto alla tavola. Brunelli Montalcino comunque è sempre stato più arcigno da questo punto di vista, e se al naso questo anzi può sembrare più dolce, in realtà in bocca si vede che la struttura e l'impatto sono molto diversi, compreso questo leggero tocco amarognolo che col tempo si va attivolendo, ma che da giovane molti Brunello trattengono. Quindi grazie per la vostra attenzione, e svuotate con calma i bicchieri, ma non troppa calma, perché insomma dobbiamo dare spazio ovviamente anche ai prossimi sangiovese in arrivo. Buon proseguimento.